Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Celebriamo quest'oggi questa Santa Messa in unione anche con tutte le persone che ci seguono in televisione. All'inizio vogliamo accogliere l'invito di Giovanni Battista che ci dice: ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Chiediamogli allora con fiducia perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, pregare per me. Il Signore Dio. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Thank you.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che governi il cielo e la terra, ascolta con bontà le preghiere del tuo popolo e dona ai nostri giorni la tua pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni Samuele dormiva nel Tempio del Signore, dove si trovava l'Arca di Dio. Allora il Signore chiamò Samuele ed egli rispose: «Eccomi». Poi corse da Eli e gli disse: «Mi hai chiamato? Eccomi». Egli rispose: «Non ti ho chiamato, torna a dormire». Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo: «Samuele». Samuele si alzò e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato? Eccomi». Ma quello rispose di nuovo: «Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire». In realtà Samuele fino allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né egli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare Samuele per la terza volta. Questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato? Eccomi». Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. Eli disse a Samuele: «Vattene a dormire, e se ti chiamerà dirai: parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta». Samuele andò a dormire al suo posto. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte: «Samuele, Samuele». Samuele rispose subito: «Parla, perché il tuo servo ti ascolta». Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. Parola di Dio. Ho sperato nel Signore, ed Egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido, mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo. Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà. Mio Dio, questo io desidero. La tua legge è nel mio intimo. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il corpo non è per l'impurità, ma per il Signore, e il Signore è per il corpo. Dio, che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito. State lontani dall'impurità. Qualsiasi peccato l'uomo commetta è fuori del suo corpo, ma chi si dà all'impurità pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi? Lo avete ricevuto da Dio e voi non appartenete a voi stessi. Infatti, siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Parola di Dio. Abbiamo trovato il Messia. La grazia e la verità vennero per mezzo di Lui. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Allora Gesù si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbì», che tradotto significa maestro, «dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due, che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni. Sarai chiamato Cefa», che significa Pietro. Parola del Signore. L'Evangelo che abbiamo appena ascoltato, l'Evangelista Giovanni ci racconta la chiamata dei primi discepoli. Se la racconta in maniera diversa da quella da come siamo abituati ad ascoltarla negli altri evangelisti, nei cosiddetti sinottici, nei racconti di Matteo, Marco e Luca, è Gesù che prende l'iniziativa e dice, rivolgendosi ai discepoli, dice: «Seguitemi».
Qui sembra piuttosto che l'iniziativa la prenda in primo luogo Giovanni Battista, che indica Gesù, e poi i discepoli, che si mettono a seguirlo. In realtà il punto, anche in questo Vangelo, è Gesù che prende l'iniziativa. Lo fa semplicemente con la sua persona. Gesù stava passando. Ecco, iniziamo a sottolineare questo aspetto, perché nella nostra vita siamo forse abituati a pensare al rapporto di Gesù come qualcosa di continuo. Invece, spesso, Gesù passa in qualche momento, in qualche istante, ed la capacità è quella di riuscire a capire quando passa, dov'è. Lì certo ci aiutano gli altri, Giovanni Battista, nella prima lettura abbiamo visto Eli, vecchio sacerdote, ormai stanco, provato anche dalla vita, cieco, che però diventa il tramite per il giovane Samuele per iniziare ad ascoltare la parola del Signore ed essere poi il profeta che sarà. Gesù passa. E però, quando i discepoli si mettono a seguirlo, gli chiedono una cosa, gli chiedono: dove dimori? Dove ti fermi? Dov'è che ti fermi? Tu che passi, tu che stai, sembra che sei in cammino, no? Ma c'è un punto dove tu dimori? E Gesù li invita ad andare con lui. Venite e vedrete. E quel giorno dimorarono con lui. Purtroppo nel nostro testo italiano dobbiamo usare dei verbi un po' di... ma l'originale greco usa le stesse parole. Sia per Gesù dove dimori, sia per i discepoli che dimorarono, restarono con lui, rimanere con lui. Restare con Gesù è uno dei temi più importanti nel Vangelo di Giovanni, che ritorneranno e ritornano tutto lungo il Vangelo, in modo particolare poi nell'ultima cena, quando Gesù poi si separerà dai suoi apostoli. E lo farà dicendo a loro: rimanete uniti a me come il tralcio alla vite, sempre la stessa parola, rimanete in me, dimorate in me. Se qualcuno mi ama, io e il Padre andremo e dimoreremo presso di lui, in lui. Stare con Gesù, forse a volte non ci accorgiamo di quanto questo sia importante. Ci preoccupiamo giustamente di essere bravi cristiani pregando, ci preoccupiamo, ed è bello, no? Della carità, dello fare opere buone per i fratelli, però forse ogni tanto ci sfugge l'importanza di cosa voglia dire stare con Gesù. Perché? Perché siamo preoccupati sempre di qualche cosa da fare. Invece lo stare ci obbliga a fermare tutto, a lasciare un po' da parte tutto quanto, le nostre preoccupazioni, i nostri problemi, anche le nostre iniziative, semplicemente per stare con lui, stare con una persona. Forse possiamo comprenderne bene il valore, l'importanza, se pensiamo a quello che stiamo vivendo da un anno circa, con tutte le limitazioni legate alla pandemia. Certo, non ci è vietato e ci è permesso giustamente di compiere tutte quelle operazioni necessarie, anche nei confronti dei nostri cari, quando c'è uno che ha bisogno di assistenza, ma quello che ci è stato tolto necessariamente, ce lo siamo anche tolto noi per prudenza, è proprio questo stare gli uni con gli altri, quella vicinanza tra amici, semplicemente così, senza,
senza altre cose, altre finalità, senza dover per forza realizzare, fare qualche cosa a tutti i costi, semplicemente per il piacere di stare insieme, e quello stare insieme ci fa crescere in un'amicizia. Ecco, partendo da questa esperienza in negativo, da quello di cui siamo privati ancora adesso, proviamo a pensare a cosa vuol dire stare con Gesù. Non vuol dire compiere, andare e pregare e parlare. Santa Teresa, la nostra fondatrice, semplicemente parlava dell'orazione, che può sembrare una cosa così difficile e complicata, come un fare compagnia a Gesù. Godere della compagnia di Gesù, una reciprocità di rapporti, semplice, da cui nasce però, ecco, la vocazione. Che cos'è la vocazione? Lo diciamo brevemente, partendo da quello che dice Gesù a Simone quando lo incontra. Gli dice: tu sei Simone, figlio di Giovanni, d'ora in poi ti chiamerai Cefa. Ecco cos'è la vocazione, è una nuova identità che il Signore ci dà e che non ci dà secondo le nostre capacità. Provo a spiegarmi. Quando noi andiamo, cerchiamo un lavoro, ci proponiamo, abbiamo preparato il curriculum, lo presentiamo, le persone che ci esaminano valutano se il nostro curriculum corrisponde a quello che loro si aspettano. Questo è il profilo che ci aspettiamo, tu corrispondi, vai bene, e allora ti prendiamo. Con Gesù non funziona così, è completamente l'opposto. Gesù ci guarda in faccia, ci guarda negli occhi e ci dice: tu sei questa persona, d'ora in poi sarai questo. Tu sei, lo dirà, lo dice anche in un altro modo, no? D'ora in poi sarete pescatori di uomini. Gesù, la vocazione è avere una nuova, l'incontro con Gesù ci dà una nuova identità. Quanto ci metteremo a scoprire questa identità? Ci metteremo tutta la vita, come l'ha fatto Simon Pietro, che non ha smesso mai di continuare quel cammino, non ha mai interrotto quella familiarità, anche nei momenti di caduta, di difficoltà, di scoraggiamento, è sempre rimasto con Gesù, anche quando l'ha rinnegato, non se ne è distaccato, perché Gesù restava con lui, e alla fine della sua vita finalmente ha capito che cos'era quel nome nuovo che gli aveva dato, quell'essere pietra, quell'essere il fondamento della Chiesa. Ecco cosa vuol dire. Nella vocazione nella nostra vocazione cristiana riceviamo un nome nuovo, un nome che Gesù conosce e che poco per volta noi scopriamo cosa voglia dire, scopriamo che cosa implichi. Ci fidiamo del Signore, scopriamo anche che tante volte magari non corrispondiamo e allora facciamo fatica. Beh, è il momento di stare con Gesù, è il momento di riprendere quella familiarità che poco per volta mi trasforma, mi rende come il Signore vuole. Che il Signore ci dia la grazia di vivere la nostra vita come una vocazione, una scoperta continua del nome nuovo che Dio ci ha dato. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, in tutte le cose visibili.
e si è fatto uomo. Fu crocifisso per il nostro Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, e salito dal cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore mi dà la vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo nella Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, Giovanni e Andrea sono i primi a incontrare il Signore e a seguirlo. Guardiamo Gesù con occhi attenti e cuore desideroso e a Lui affidiamo le nostre intenzioni. Preghiamo insieme e diciamo: Gesù, nostro Maestro, ascoltaci. Gesù, nostro Maestro, ascoltaci. Signore Gesù, ti ringraziamo per averti incontrato nella nostra vita. Rendici lieti e fedeli nell'annuncio della Tua parola, cercando sempre in Te il nostro rifugio. Noi Ti preghiamo. Gesù, nostro Maestro, ascoltaci. Signore Gesù, Ti ringraziamo per tutti coloro che Ti indicano e Ti annunciano al mondo, come ha fatto Giovanni Battista. Sostieni la missione del Papa, dei Vescovi e dei Sacerdoti. Noi Ti preghiamo. Gesù, nostro Maestro, ascoltaci. Signore Gesù, ispira nel cuore dei giovani il desiderio di seguirti e di donarti tutta la loro vita nel sacerdozio o nella vita consacrata al servizio della Tua Chiesa e di ogni fratello. Ascoltaci. Perché i giovani vivano la domenica come giorno di incontro con Dio, di recupero della propria interiorità e di appartenenza alla comunità cristiana. Noi Ti preghiamo. Gesù, nostro Maestro, ascoltaci. O Dio, che ci hai uniti nella preghiera, mantienici nella comunione dello Spirito, per essere un cuor solo e un'anima sola a lode della Tua gloria. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Concedi a noi, tuoi fedeli, o Signore, o Padre, di partecipare con viva fede ai santi misteri, poiché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del tuo Figlio, si compie l'opera della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In Lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo. E continuerà ad unare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti,
Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato
e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Grazie.
Preghiamo. Infondi noi, o Padre, lo spirito del tuo amore, perché saziati dall'unico pane del cielo, nell'unica fede, siamo resi un solo corpo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Recitiamo ora la preghiera a Gesù Bambino, che in questo santuario a lui dedicato viene pregata ogni giorno. O Santo Bambino Gesù, che diffondi le tue grazie su chi ti invoca, volgi i tuoi occhi a noi prostrati innanzi alla tua santa immagine e ascolta la nostra preghiera. Ti raccomandiamo tanti poveri bisognosi che confidano nel tuo divin cuore. Stendi su di essi la tua mano onnipotente e soccorri alla loro necessità. Stendila sui bambini per proteggerli, sulle famiglie per custodirne l'unità e l'amore, sugli infermi per guarirli e santificarne le pene, sugli afflitti per consolarli, sui peccatori per trarli alla luce della tua grazia, su quanti stretti dal dolore e dalla miseria invocano fiduciosi il tuo amoroso aiuto. Stendila ancora su di noi per benedirci. Concedi, o piccolo Re, i tesori della tua misericordia e della tua pace al mondo intero e conservaci ora e sempre nella grazia del tuo amore. Amo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.